mai possibile per te tostizza parlita cagin se non ce la vede che cornette cappuccino, buffo una malvolta, non vado nemmeno là. Eh sì, facciamo un giro speciale, siamo in sottostrada, ma a me. Ma non si trova una patria, è buttata di strada, ma non si trova una patria. Perché la roba c'è dice fino a tirare fuori, che se da qualche punto non so la croce. È normale, stupendo. Ragazzi, assessore, è la prima cosa che fa, c'è bene. La prima cosa che faccio, mi metto tu con un banchetto. Se non viene un vigile, mi dimetto. Piace me, mi stacca. C'è il mene freghi, perché mi sa dare... Scusa, vuoi dare un buongiorno? No, vai, vai, prima, però. La cosa fondamentale è il mene freghismo. Il mene freghi, ragazzi, non fumate, non fumate. Ragazzi, non fumate, non bevete. Ma il problema è buongiorno, 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 buongiorno a tutti, buongiorno. Bel e brutti. C'è pure i brutti. Era cammino. Buongiorno The Gay. Ale, vai Frank. Vedi, dici che ho rivisto Franca ieri sera, forse domani, dopodomani è con noi Franca, eh? Preparati. Stivante, c'è normale? È normale che succedano tutte queste brutte situazioni, brutte... Non bevete, non fumate, ragazzi. Quindi, non bevete, non fumate. Quello che oltre è il cancro, ci sta molto colpendo l'umanità, l'intera umanità. L'ictus, sì. Le ischemie. Ma sì, cioè, ragazzi, ma... Ci vogliamo rendere conto da non che bevete, cosa? Non bevete, non è bere per fumare, cioè bisogna capire tutto il sistema. Bere e fumare prima di tutto. Tu dici? Sì, bere e fumare è la prima cosa. Perché gli alcolici è sempre un... Non servite, tras. Bere e fumare, buongiorno ragazzi, 3 maggio, un augurio alla mia sorellona, grande, auguri Maria Grazia. Auguri, buon compleanno. Buon compleanno, oggi è 3 maggio, vai, vi tagli, dov'è? Ci sei alzato un minuto. Si alza, ma tu stai andando. Sì, ma tu, che ne so, appartamento, so, poi ti scattano domi, te la cucina un che mi dà lì. E se ma fai la pigliamo a rete. Se no, se no. Acco del povero Gesù. Mi manca tanto l'amica Franca, sì, te la faccio vedere l'amica Franca, vai, vai. E allora anche oggi è coperto. Questa è l'altra cosa, sì, che non ci sono. Non devono parcheggiare. Non se tu hai messo il bus, là non devono parcheggiare. Anche perché tiri 50 metri, noi la parcheggiare Sattacus! Buongiorno, lei la compagnia Francesco Spera. Stasera calcetto, zio lei. Io. Hai cominciato? No. La dieta, sì, la dieta, il mese di maggio, perché per me non è una dieta quella. Un fioretto che ringrazio mamma che mi da quanti anni lo fai? È una decina d'anni sicuro. Sì? Però ho cambiato sempre, perché io iniziai da quando morì mia zia nel 93. Nel 93 erano le ciliegie, perché mia zia che viveva con noi erano le ciliegie. Però le ciliegie, poi ho fatto un ragionamento, lei ci dice ora non ce ne sono e non soffri, capito? Tu devi rifiutare la cosa che ti piace. Bravissimo. Ad esempio il tiramisù l'altra volta, devi rinunciare a questo. Che cos'altro una cosa che anche il tiramelo su, ecco, buonasera, il tiramisù non potevo dire. Oh, spinaccia, oh, chi è quello là? Se lo avete davvero, cioè proprio sei diventato ormai... Ragazzi, adesso vi spiego, posso spiegarvi perché? Sì, sì. Allora ragazzi, ho dovuto litigare con Lello e con mia madre, le due persone con cui ho litigato. Però siccome sono persone intelligenti, hanno capito, dobbiamo dare voce alla nostra voce. Quello che noi chiediamo lo dobbiamo portare ai tavoli giusti. Mica non c'è idea a cambiare posizione. Buongiorno Don Bruno. Ciao Don Bruno. E perciò no, a posizione, non è che lo ma cambia, però ci rendiamo utili, indispensabili. Sì, il problema è un altro, zio, anche vedi i 5 Stelle che hanno vinto, non si capisce. Zio, ma
ecco perché, ma come, ecco perché la gente si è scoffata pure a sentire sì, però la cosa amministrativa di una città è diversa, no, sì, lo so, è più importante, totalmente questo... ragazzi dobbiamo fare, cioè ieri abbiamo parlato con i ragazzi del Barletta Calcio, l'altro giorno con i balneari, ci sono una serie di problemi che vanno affrontati. È venuta bene la fotografia, vero? Il lupo, la trasauti dopo, sai? Dammi il lupo. Ragazzi, Vicky, vedi che bello ragazzo, Vicky! Da sotto non si vede, no, vedi che bello ragazzo, vedi, Franco Di Miccoli, capito? Sì. Veramente, devo dire che Mino è stata una persona che mi ha coinvolto. Mi sono trovato con Mino e Lele Rossi in un tavolo in cui veramente mi veniva la pelle d'oca, due storici di Barletta. Anche perché è una bella responsabilità, perché il giorno dopo, io già lo so, mi chiamerete, ora metterò il numero di cellulare, lo so, mi chiamerete qualunque cosa, cerchiamo di fare il possibile. Sica a sé, sica non a sé, non ci interessa, capito? Il marchio di Barletta Veste non si può utilizzare perché assolutamente sono, no. sono andato a chiedere a quelli del brevetto, mi hanno cercato un secco di soldi, ho detto vai, stiamo stretti, no? Non è come Putinasi. Con i miei sindaco a fianco a te. A posto. E Lello per forza. Arriverà, ragazzi, questo è il primo passo. Questo è il primo passo perché dobbiamo dare voce, ragazzi, alcune cose noi non le sappiamo. Devo dire, io molte cose non le so. Ma è normale. Qual è il problema dei balneari, il problema dei Deors, il problema dei B&B, il problema dello stadio Puttilli? Noi dobbiamo sapere. Ce ne sono tanti. Ma ce la cosa peggiore è sapere. No, volevo far vedere il mio. Lo stemma. Mi ha cercato. Poi potevi farmi un po' di sconto sul marchio. Ti ho offerto quella cosa, un pizza e una birra, no, volevi due pizze e due birre. A proposito, amici, diciamo che i candidati sindaci di qualsiasi partito. Cominciamo con le interviste, ragazzi. Appena il 10 si chiudono le liste, 10-12, quando è? I candidati sindaci, facciamo l'intervista. Però il primo candidato sindaco lo vuole quello di 5 Stelle. Non lo so come chi dico, dove? Anche perché battuta, spero che questi ragazzi hanno questo benedetto. Questa benedizione da sopra, da Milano. Anche perché. Ma se lo dico io, fate 5 Stelle Barletta, che a forza la benedizione. Bravissimo, questo sto quello volevo dire io, fate a forza 5 Stelle. Avete bisogno di chi? Perché se voi fate 5 Stelle Barletta, si può fare Barletta? Basta che cambino attivisti, basta che cambi qualcosa lo fai. Ecco la libertà, ragazzi, questa è una cosa civica. Non potete pensare a Barletta, Piazza Caduti, e aspettare la benedizione dall'alto. Che autonomia c'avete? Cioè io quello dico. Se voi siete convinti delle vostre idee, dei vostri principi, cose. C'è a forza malena, hai lasciato malena, tu mannata c'hai. Anche perché questa richiesta sta perché 5 Stelle vogliono avere la protezione. No, perché vogliono andare sulla scia, dici, perché essendo 5 Stelle, che è il partito che ora va dalla maggiore, che salgono tutti sul carro dei vincitori. Sì. Are non volesse chiudere, Are vuol dire Are e Aves. Bravissimo. Io, ragazzi, non ce l'ho fatta a convincerlo, ma al prossimo giro convincerò lui. No, ma io dico solo che pensate a Barletta. Se uno è convinto di fare quello che vuole, cioè che vuole arrivare al proprio obiettivo, cioè per forza che c'è a forza da grillo, Aitaci, mi dà le loro, si fa vedere i da perfezione. Perfetto. No, ma è così. Esattamente questo. È così. Perché io vedo che sono brava gente, io riconosco qualcuno. Sono tutto bravo guagnone e hanno i veri principi sani. Ma perché uno deve aspettare che deve avere la benedizione, poi stanno facendo discussione loro e loro. Buongiorno Anna, buongiorno Vicky, buongiorno a tutti. Lelo Lela. Anche perché la cosa fondamentale è. Ehi, c'è tetto che scala ne passa meglio. Buonasera. Signori, questo passa 12 mega, ne fate passare. Questa. No, a me mi dà fastidio che accelerano. Scusa. Non è capo. Non ti agitare. Io dico quattro io. Ma non 12 io. 12 io. 12 io. E questo è un altro discorso che va bene anche in politica Barletta. Non ti si rubere tutte e 10. Fai 7 e 3. Per chi ne ha 3 fa il buono. Bravissimo. Avete visto, ragazzi?
voi non pensate, io sono un umile servitore, una voce, ma l'Elurus non lo va a convincere a venire. Non ne parli, non c'è delle idee spaziali, il modo, l'energia, ragazzi, quando si incazza l'Elo dalla macchina, la macchina si muove tutte. Come a che d'altro, dammi se ricordi. E non torniamo di ma che favore, ignorante, a mano, non sapete parlare italiano. Io non so parlare l'italiano. Ma ho capisco l'italiano. Ma ho capisco l'italiano e capisco anche le schifezze che fate tutti quanti. Allora ognuno si assume le proprie responsabilità di quello che fa, nel bene e nel male, punto. Salutiamo le cinque sorelle. Cinque sorelle. Ragazzi, ecco, anche perché questo. Ciao Irene Di Pietro! Irene Di Pietro, ah, salutano a Vicky, si salutano loro e loro. Ragazzi, ma ci va a farci la telefonata, non è meglio. Ma fate un WhatsApp con Vicky, tutti quanti. Ormai sei diventato oltre la madrina di Barletta. Vicky può fare il ministro degli ciao, esteri. Ciao Isa, buongiorno, zia Isa. E buongiorno. Può fare il ministro degli esteri, Vicky? Oh, buongiorno, poi mostrano tutti i compagni miei, insieme a me, Paola del Re, un'altra amica mia che ora sta in Olanda, dal marito. Ma questo c'ha dei residenti a Barletta. Ciao Luigia, ciao! Dobbiamo Luigia, mandare. La sorella di Giovanna, un salutore. Dobbiamo. Che l'ho conosciuta di persona al santuario per quando siamo andati a vedere il quadro della Madonna, che ah, guardate qua, è bellissimo. La storia del quadro a me è piaciuto. No, sai? Ma tu ci vieni, ti metti a chienci. Quella è un'emozione veramente che vi consiglio di ogni anno di solo che ora è diventata piccolissima quella, perché stava piena, la gente stava fuori. E perché stava nella piccola dove sì, la Madonna risiede. Buona giornata ragazzi, sì, buona giornata, buongiorno a tutti. È 1:27, che è bello parlare, però non ci abbiamo mai tempo. Cioè, devo dire una cosa, sei tu che ti alzi un po' tardi, E i dessi che stocco. Ma anticipiamo. Ma poi ci scoffisci di queste. Oggi diciamo che oggi è stato vivace. Più bello, più vivace. Abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo visto una bella foto su un cartellone. Mi raccomando. Oltre questi cartelloni che. Tutto quello. Anche le foto e le pubblicità, con calma. Spieghiamo cosa fare. Tanto alla fine tutti, Barletta tutti la quelli nostra. Che hanno i sandini a piglia che fissa come figurine pane, c'è normale stufetto, non è normale. Comunque se Franco non lo votate, a voi donne ve lo faccio conoscere, è un mastacchione. Anche i maschi Rosa di Pace, buongiorno, ciao Tania Tubio, ciao mia sorella Irene, ciao Irene. Irene addirittura, vedi che giovedì al calcetto stasera, lo sai che è successo? Raspilo, la metà. Sì, mi vuole mettere la maglietta della Juve, per i voti. Ciao Paolo, buongiorno. Ci devo pensare ragazzi, ci devo pensare. Noi andiamo a lavorare, con questo vi salutiamo, vi auguriamo sempre il meglio del meglio. Mi raccomando, Barletta e soprattutto Lello nello staff dell'ingegner Di Miccoli. Lello in do staff, ti devi occupare. Quando è Biomas? 850 pacche sulla spalla. Ti metto a questa matta. Qual è un problema, zio? Addirittura niente, zio. C'è bella posta. Buongiorno, cari amici. Ragazzi, vi abbraccio a tutti. Sapete dove trovarmi? 335 78 13 556. E incazzatevi con me. Alla grande. È gratis, ciao, caffè. Un controbotto, ma va sì, un stomacchiere. Ciao ragazzi, ehi, un glass soprattutto, inglese gratis per tutti. Bravo, buono sta parlando chiudo inglese, vedi? Inglese gratis. Non essere contraddittorio, per favore. Inglese gratis per tutti. Ciao mamma, un bacione, zia Franca, Luigi e tutta l'area Zama. Mi dispiace per ieri, Luigi, mi dispiace, ve lo meritavate. E un saluto alla mia amica, collega, che sta arrivando da dietro allo specchio, la mia amica Elena. Ciao Elena. Elena Sumbo. Ciao. Ciao.